Andate via. Vi ho detto andate via. Oddio ragazzi. Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della mod vita reale. Siamo qua con Jimmy De Santa in questo fantastico viaggio di nozze sull'isola di Michael. Siamo sempre qua pure con la moglie Elizabeth, che sta facendo, anzi sta cercando di fare yoga. E niente, il tempo questa mattina fa veramente schifo. Tutto coperto, pieno di nuvole. Non possiamo neanche fare il bagno perché non si vede da qua a 10 metri. Molto pericoloso. E quindi ciò che faremo questa mattina, faremo sicuramente un giro sullo yacht. Cerchiamo di pescare. O al limite ragazzi vediamo un po' di girare qua intorno con questo tempo. Vediamo pure com'è la situazione. Mentre lei fa yoga. Come te lo fai il bagno qui? È impossibile. Ok. Vediamo un po' se ci arrivo là ragazzi. Cosa veramente impossibile. Oh, olè. E ce l'ho fatta senza bagnarmi. Ottimo, perché ovviamente non voglio bagnarmi. Perfetto. Sediamoci ragazzi e siamo pronti a navigare. Vediamo un po' che si dice avanti. Tu ti metti così in prima persona, non vedi niente, niente di niente. Vedete, io adesso mi allontano e a poco la casa va via, non la vedi più. È immersa tra questa fitta nebbia, ragazzi, che comunque le nuvole sono molto basse, come vedete, quindi non appena mi allontano c'è comunque il rischio di perderci, perché comunque non la vedi la casa. Vedete, io mi allontano, i fari sono accesi, sì, sono tutti accesi, perfetto. Ragazzi, è rischioso. Vedete, io vado avanti, 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 la casa va via piano piano, ragazzi, quindi a questo punto meglio mettersi un po' vicini e vedere di fare qualcosa. Cerchiamo un attimo di pescare. Ok, metti così, non vedi niente, sembra una casa fantasma quella. Ok, già così va bene, almeno la vediamo. Perfetto. Facciamoci così. Che poi ragazzi, secondo me neanche i pesci ci stanno. Vabbè, io ci provo. Mi metto qua, provo a pescare. Metto la canna da pesca. Ok, perfetto ragazzi. Eccolo qua Jimmy. Ha la canna da pesca. Cerca comunque di pescare. Molto difficile. Vediamo un po' intorno che si dice. Ma non si vede niente. Veramente niente. Giù neanche non si vede niente. Non lo so ragazzi, non lo so veramente. Cioè io aspetto un minuto, se non prendo niente basta, basta. Perché comunque è palloso, dai, è noioso pescare. Ovviamente c'è chi è appassionato, lo fa e va bene. Però uno come Jimmy, ragazzi, che deve fare? Tempo un minuto, si è già rotto. No, ma non sta pescando niente, quindi. Ok, basta così ragazzi, basta pescare. Al limite facciamo una cosa, visto che c'è ancora quello yacht lì, andiamo a trovare quella gente, vediamo un po' chi sono, perché sono lì da circa 5 giorni, non vanno via, quindi possiamo pure andare lì, andiamo a trovarli, perché no. Vediamo se c'è ancora Elizabeth, si sta lì, aspettate. Ma è un miraggio? È un miraggio? Vedo 3 imbarcazioni, 3 pescherecci. No ragazzi, io non sto sognando. No no, li vedo. Vedo anche le luci. Sono 3 pescherecci fermi lì. Perché? Perché sono fermi? Facciamo una cosa, facciamoci il giro lungo. Parcheggiamo lo yacht. Andiamo sopra e usiamo il telescopio. No, no, sta situazione ragazzi non mi sta piacendo per niente. Perché abbiamo 3 pescherecci fermi lì? Perché è impossibile, ok? Va bene, ci può stare, un peschereccio è rotto. Ma ne hanno 2. Ne hanno 2 per poterlo trainare. Oh mio Dio, ragazzi, vabbè. Vabbè, io ovviamente non voglio pensare a male, perché si possono fermare qui. Il mare è di tutti. Una cosa, scendiamo, ok? Ok. Bene, 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 ragazzi, bene. Elizabeth. Elizabeth,
Stanno delle persone di là. Aspetta qui, tu non ti muovere. Andiamo a vedere, ragazzi. Vabbè, che tanto io ho delle armi con me, non mi fanno paura. Sì. Beh, ci sono delle persone sul ponte. Sono tre pescherecci, è vero? E che fanno qua, ragazzi? Aspettate, prendiamo il telescopio. Vediamo se ce ne sta un altro sopra. Così almeno vediamo bene. Sali, Jimmy, sali, veloce, veloce, veloce. Sopra c'è? No, sopra non c'è, ragazzi, quindi siamo questo qui. Ok. No, 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 no. No, ragazzi. Ma sono armati. Sono armati, ragazzi, di RPG. Questo ce l'ha, quello ce l'ha. Questi due ce l'hanno, questo ce l'ha, questo ce l'ha. Non sono pescatori, ragazzi, questi. No, vabbè, ragazzi. Sono pirati. Al 100%, ragazzi, sono pirati questi. Perché io avevo sentito una notizia tempo fa che un gruppo di pirati, ragazzi, andava a svaligiare le case delle persone ricche. Noi a quanto pare lo siamo, perché comunque chi è che a Los Santos ha una casa sull'isola? Solo Michael e qualcun altro. E quindi, ragazzi, siamo stati presi di mira. Avranno visto lo yacht, hanno visto che comunque siamo in viaggio di nozze, hanno visto che siamo ricchi, abbiamo visto che siamo solo in due. Ah, sì? Avete visto che siamo solo in due? Io ho le armi qua, ragazzi, con me. E non ci metto niente a scacciarli a questi. Tanto questi qua c'hanno paura. Cioè, sono gente che comunque non spara neanche un colpo, secondo me. Io adesso li faccio scappare a questi. Ah, sì? Voi fate così? Sto qua. E ora? Mi avete già visto, lo so. Sto qua. Adesso mi basterà fare un colpo, ragazzi, questi qua scapperanno. Andate via. Andate via. Andate via, non sparate, andate via. Ok? Andate via. Ok. Andate via. Vi ho detto andate via. Oddio, ragazzi. Oh mio Dio, non stanno scherzando questi. Oddio. Oddio. Non stanno scherzando questi. Ci stanno... Ok. Ci stanno sparando addosso, ragazzi, sti maledetti. No, vabbè. Oddio. Andate via, andate via. Oh mio Dio, ragazzi. No, 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 ragazzi, qua non va bene per niente. Qua non va bene per niente. Ok, l'avete voluta voi. Perfetto, ragazzi, saliamo dentro, saliamo dentro. E cecchiniamo da sti maledetti. Oddio. 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 Stai al riparo, Elizabeth, stai qui, stiamo sotto attacco. Stiamo sotto attacco, perfetto, ragazzi, saliamo sopra. Stanno sfasciando tutta la casa questi. Saliamo sopra e iniziamo a cecchinarli tutti. Volete la guerra voi? Volete la guerra? E guerra sia. Vediamo se da qui li posso prendere da qui. Sì.
Buono, buono ragazzi, buono, prendiamoli. Allora, un colpo, un morto ovviamente. Preso. 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 Eccolo. No. Non riesco da qua, ragazzi. Mi sa che dobbiamo andare per forza lì. Ce la dobbiamo rischiare. Dobbiamo andare per forza lì. Abbiamo più mira. Oddio. Ok, vai. Ora è il momento giusto. Preso. Preso. Dai, dai, dai. Preso. Oh. Perfetto, ragazzi. Sembrano essere tutti quanti morti. Andiamo subito a vedere. Infatti abbiamo un elicottero. No, vabbè. Muburi pirati, ragazzi. Si sono messi qua. E qua secondo me non stiamo più bene. Mi dispiace, ma questa è un'emergenza. Guardali. Guarda sti maledetti. Oddio. Soldi. Sicuramente sarà tutta la defurtiva che hanno rubato nel corso di questi giorni. Diciamo le diverse imbarcazioni, yacht, case come la nostra, appartamenti, perché hanno fatto comunque un grosso bottino, ragazzi, che ora ovviamente diventerà nostro. Saranno circa 200-300 mila dollari qua dentro, ragazzi. Comunque qua pure sembrano essere tutti morti. Andiamo solo a dare uno sguardo qui. Ma che persone sono queste? Ma poi diciamo è immaginabile una cosa così. Barche comunque mezze rotte, pescherecci, e vanno a fare questi colpi così, ragazzi, in mezzo al mare, maledetti. Comunque ci è andata bene, eh. Hanno scelto sicuramente la persona sbagliata. Jimmy, quando va da qualche parte, qualcosina se la porta sempre con sé. Che sia un RPG, un cecchino, un mitra, c'è sempre. Abbiamo subito sicuramente grossi danni in casa, il vetro si è rotto, la parete si è rotta, abbiamo comunque fatto diversi danni. Però siamo in vita, ragazzi, siamo in vita. Ci sta. Ottimo così. Ottimo così, ci è andata veramente di lusso. Con questi pirati, tutti quanti con l'RPG, ragazzi, tutti. Tutti quanti con l'RPG. E quindi è possibile che queste navi, pur se rotte, avranno un GPS, qualche localizzatore. Quindi meglio fare i bagagli alla svelta e andare via. Perfetto, dai ragazzi, con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.